Ciao a tutti, sono Roxy ed oggi proviamo altri frutti strani. Roxy. Estate finalmente, quindi i frutti strani stanno rispuntando qui in California. Sono andata al supermercato l'altro giorno e ho trovato 4 frutti che non ho mai provato. E ovviamente li ho presi così li posso provare oggi insieme a voi. Ovviamente ragazzi, se abitate nei paesi dove questi frutti crescono, per voi non sono strani. Sono strani però per me, perché dove sono cresciuta io non c'erano questi frutti, ok? Però adesso bando alle ciance e iniziamo ad assaggiare. Ed iniziamo da questa banana rossa. Ragazzi, ma vedete quanto è rossa? Cioè sembra tipo una banana che vi siete scordati, raga. Però in realtà è un tipo di banana, è rossissima, non so se vedete bene. Cresce nell'America centrale e io sono troppo fomentata di provarla. A quanto pare questa banana c'ha molta più vitamina C, c'ha più ferro, c'ha più beta carotene, c'ha più vitamine e minerali in generale della banana quella gialla. Quindi sono fomentata e voglio sapere se sa pure diverso. Apriamola! Sacchete! Pronto? Pronto? Ok, ok. Sembra una banana normale, però un po' più gialla dentro. Non so se si vede. Non sono convinta. C'è un sapore più forte e più dolce da banana normale, però non so se mi piace. Nah, nah. Next! Il fico d'India, ragazzi! Questi io li ho visti in Italia. Cioè, avevo un vicino che c'aveva proprio il cactus con sti fichi d'India. Però mia mamma mi diceva sempre: no, ma quello è difficile da aprire, è difficile da mangiare, è difficile, quindi alla fine non ho mai provato. L'ho visto al supermercato, ragazzi, mi sono fomentata. Guardate quanto è bello rosso questo. Non vedo l'ora di aprirlo e di sapere di che sa. Cioè ragazzi, è super fucsia, lo vedete? Sono troppo fomentata. Sembra tipo un piatto di quelli fighi gourmet. È difficile da descrivere il sapore. Vabbè, lascia tutte le mani fucsia. C'ha un sapore a metà tra il melone bianco e il kiwi. Però non è aspro come il kiwi. Però me lo ricorda un po'. Forse la texture mi ricorda un po' il kiwi. Non lo so, non lo so descrivere. Ma è dolce ed è buono però. Non lo so. Se avete provato, come lo descrivereste voi? Next! Next! Sto melone. Cioè ragazzi, questo melone è un mix del melone normale, quello beige, e il melone bianco. Si chiama Hami Melon. È il melone cinese e sono troppo curiosa di sapere che sta. Sono commentata. Non so se lo vedete, ma è tutto ruvidoso come il melone quello normale, arancione dentro. Però mi sa che dentro è tipo bianco. È un mix, ragazzi, è un mix. Ok, questo sembra proprio un melone, però vedete che è dello stesso colore del fuori, è un mix tra il melone arancione e il melone bianco, secondo me. Proviamolo e vediamo di che sta. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Il mio nuovo melone preferito! È veramente un mix dei due. Io normalmente mangio sempre il melone bianco perché mi piace che è un po' più dolce. E questo è tipo un mix. Mi sa che mi piace di più del melone bianco, lo sapete? Sono fomentatissima! 10, 10, 10. Next! E per ultimo, ma non ultimo, ho trovato un cocco bianco peloso! Vi ricordate il video in cui ho mangiato i vari tipi di cocco? Avevo mangiato quello esagonale, quello marrone. Ma questo mi mancava, ragazzi.
così. Mi sa che questo è il dentro di quello esagonale, ma adesso lo apriamo e vediamo se è così. Cioè ragazzi, ci metterò una vita. Yay! Ok, questo è il test del mio nuovo tavolo da IKEA. Io mi metto fuori. Del cocco sono quello super giovane esagonale, poi c'è questo, poi c'è quello marrone che è il cocco anziano e poi diventa spugna. E mo lo proviamo. Ragazzi, io amo il cocco e devo dire che questo sa meglio di quello marrone, sapete? Cioè sono cresciuta col peggior tipo di cocco, non va bene. E tutto qua! Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti se voi avete assaggiato questi frutti e cosa ne pensate. Mi potete anche suggerire dei frutti strani che conoscete voi, per esempio, che io potrei assaggiare in un video. Come sempre saluto tutte le persone che mi hanno mandato un tweet e non dimenticatevi di iscrivervi al canale, mettere mi piace, commentare, condividere il video con tutti i vostri amici e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Mua!